Per capire qualcosa di più sull'avvelenamento di Sergei Skripal, abbiamo chiesto un'opinione a Mario Scaramella, analista che nel 2006 si trovò al centro di un caso sorprendentemente analogo. Era infatti con Alexander Litvinenko, un'altra spia russa, quando questi fu avvelenato con un tè al polonio durante un pranzo in un ristorante di Londra. L'omicidio Litvinenko, che fu una situazione davvero brutta, è una specie di parametro, perché l'uso di una sostanza come il polonio 210 restringe per forza di cose il campo. C'è bisogno di uno stabilimento nucleare per produrla e di certo, se si considera il livello di controllo che esiste su quel materiale, l'utilizzo di un'arma del genere era un fatto così complicato ed elitario che rese molto semplice identificare delle responsabilità da parte della Russia. Con il sarin e gli agenti nervini la situazione però cambia, perché non è altrettanto complesso procurarsi questo tipo di veleno. Di certo si tratta comunque di utilizzare un'arma molto particolare, perché non va dimenticato che tecnicamente parliamo di un'arma chimica di distruzione di massa. In sintesi dunque, se qualcuno per conto della Russia compie un attacco terroristico sul suolo britannico con un'arma di distruzione di massa, si parla di una minaccia così grande e raffinata che le responsabilità vanno per forza cercate a un livello molto alto della catena decisionale. E dunque parliamo di un segnale politico analogo nei due casi, ma di due differenti livelli di esecuzione sul piano tecnico.